Benvenuti su Ultima Ora News. Nel video di oggi vi sveleremo quali sono gli ultimi, agghiaccianti sviluppi sul caso del ritrovamento di un altro neonato morto. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. A Piove di Sacco, nella mattina del 29 ottobre, una neonata è stata trovata morta poco dopo la nascita. La scoperta è avvenuta all'interno di uno stabile che ospita un nightclub e un dormitorio femminile. La madre, una donna di 29 anni, ha partorito da sola e ha contattato il 118 intorno alle 4:30 del mattino per chiedere assistenza, dichiarando l'urgenza del soccorso a causa delle condizioni della neonata. All'arrivo dei soccorsi, gli operatori sanitari hanno subito allertato i carabinieri poiché il corpo della bambina risultava privo di vita e le circostanze del decesso apparivano poco chiare e sospette. La madre è stata trasportata all'ospedale di Padova per ricevere cure mediche e per essere interrogata in merito all'accaduto, in modo da ottenere chiarimenti su quanto fosse successo durante il parto. La vicenda ha suscitato grande clamore nella comunità, e gli investigatori hanno aperto un'indagine preliminare con l'ipotesi di infanticidio, anche se si attendono i risultati dell'autopsia per stabilire la causa effettiva della morte. La neonata sembrava in condizioni critiche già al momento della chiamata, hanno riferito i soccorritori intervenuti sul posto, evidenziando come il contesto in cui è avvenuto il parto fosse alquanto insolito e particolare. Il locale in cui è avvenuto il ritrovamento era frequentato, secondo i residenti, per attività di intrattenimento notturno, e questo ha aggiunto ulteriore mistero alla già delicata situazione. Il proprietario dell'immobile si è detto scioccato dall'evento, poiché non avrebbe mai sospettato che una situazione simile potesse verificarsi nei suoi locali e ha collaborato con le forze dell'ordine per le indagini. Le autorità hanno richiesto un esame approfondito delle condizioni del luogo e della salute mentale della madre per stabilire eventuali precedenti o problematiche psicologiche che potrebbero avere avuto un ruolo nella tragedia. La comunità di Piove di Sacco è profondamente colpita dall'accaduto, e i vicini di casa e conoscenti della donna si sono detti sconcertati e increduli di fronte a un evento così tragico e complesso. E tu cosa ne pensi di ciò che è tragicamente successo? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.